Eccoci qua in diretta. Ok, siamo in diretta anche su Instagram. Ovviamente aspetto ancora un attimo che la gente veda la notifica, così entra. Ok, che dire? Tanto che aspettiamo un attimo. Ah, io sono in fase produttiva, come sempre. E ho scritto una canzone di baciata e la sto registrando, diciamo così, a livello amatoriale, ovviamente non ho una sala di registrazione, comunque non c'è fretta. Comunque siamo ad un buon punto. Ok, devo sistemare quelle cosette, però 8:30 quasi, manco un minuto. Attenzione, tic tac tic tac tic tac, ci siamo quasi a 8:30 precise l'inizio, che non dovesse esserci, può vederlo come al solito su GTV e su YouTube, oppure su Facebook si può rivedere poi, che su Instagram è diretta. Poi ciao ciao, diciamo così. Ok, mancano pochi secondi. Ok, 8:30, benvenuti nella diretta del lunedì, molto scientifica, molto profonda, impegnata, non troppo impegnativa, a volte sì, comunque. Stasera, allora, che si parla di ottimizzazione delle risorse in generale, è un discorso abbastanza complesso e direi come tutto ciò che riguarda il coaching e la formazione non è che riguardi solo un businessman che ad altri livelli manageriali o chi è un imprenditore, venditore, insomma, ma anche gente normale, comune, perché come vediamo anche in questo caso qua, quando magari le risorse economiche magari sono di meno, allora ecco, bisogna tener conto anche, cioè anche non solo di quello, ovviamente, ovviamente in base a quello che uno fa. Se uno non ha un'attività in proprio, non ha, diciamo, o una squadra, ma anche di calcio, ovviamente di calcio, di qualche altro sport, vabbè, adesso siamo tutti fermi, comunque vabbè, io non faccio sport, l'unica cosa è il ballo, siamo tutti fermi, io comunque vado avanti, guardando un po' i video, lavorando sopra, e lavorando su queste cose su me stesso, ok. Comunque non perdiamo, perché qua devo stare entro i 10 minuti e non bisogna perdersi troppo, è un po' il mio difetto e devo lavorarci per questo. Comunque, le risorse, cosa sono le risorse? Le risorse sono tutti quei componenti che ci servono per fare un qualcosa, diciamo così, che sia un progetto, o che sia un lavoro di casa, o solo semplicemente andare a fare la spesa, comprare qualcosa su internet, eccetera eccetera. Quindi bisogna stare molto attenti anche quando si di risorse a disposizione se ne hanno. Io sono dell'opinione perché usare più risorse del necessario quando può far senso darle, senza fare di parole con il doppio necessario. E dopo già potevo dire i miei discorsi così, ma sì, ma no, perché non stai più sereno, anche se spendi, che non si sa mai quello che può succedere. Ok, io diciamo tengo la bilancia, l'utile dilettevole. Ok, voglio fare un qualcosa, benissimo. E cosa mi serve? Ok. Cosa è fondamentale? Quali sono le priorità per raggiungere l'obiettivo nel minor tempo possibile usando meno risorse? Ovviamente, quando devi fare un qualcosa, diciamo così, molto semplicemente, e, per esempio comprare, vabbè,
devi far altro che guardare un po' che i prezzi, confrontare i prodotti e dire questo è il tuo costo, quest'altro è il tuo costo, le differenze, eccetera, eccetera, e chiudo lì, insomma, ecco. Ovviamente nell'ottimizzazione c'è anche nel non perdersi nel mare di offerte, nel mare di siti, sono tantissimi, e lì ovviamente c'è un po' di esperienza e un po' di lavoro a monte, come si suol dire. Ok, ci può stare, però se tu vai a fare qualsiasi ricerca, tanti siti, tante. Ovviamente si aprono un sacco. E comunque, bisogna solo ottimizzare sul economico, ovviamente tempo, che sarà comunque l'organizzazione del tempo, la gestione del tempo, sarà un altro argomento che tratterò. Anche perché quando si fanno tante attività, insomma, bene fare attività bene, insomma. Ok, lavoro, lavoro di gente che lavora, basta, è chiuso lì, dopo. Bisogna sempre tenersi attivi. Ok. Quando si è da soli, fare una propria attività propria, che porti un vantaggio economico, oppure sotto interesse, devi solo tenere d'occhio te stesso e quello che fai, quello che hai. Quando però ci sono delle altre persone, allora lì più persone ci sono, più la cosa diventa complicata. Che da gestire, cioè non che bisogna fare da badanti, ecco, chiaro, però bisogna ovviamente capire dove una persona può far meglio un'attività piuttosto che un'altra, delle problematiche personali, eccetera, eccetera, persone. Poi ci sono gli strumenti, anche quelli, insomma, bisogna valutare quali sono quelli migliori, se li hai, caso di averli, o se no, caso andando in acquisti, sempre ritorniamo su quello che abbiamo parlato precedentemente, allora lì bisogna valutare in modo diverso rispetto ad un acquisto personale, perché insomma c'è anche un qualcosa di tecnico da dover poi prendere in considerazione. Quindi sono le soprattutto sono tempo, denaro, persone, e tutto va messo diciamo così dentro un'analisi. Ovviamente certo, uno può farlo nella testa, per carità, però l'ideale è mettersi tutto per iscritto, tutto studiato, eccetera, eccetera. Ovviamente se devo andare a comprare qualcosa su internet, no, o devo fare, non so, tipo, questo mio progetto, una canzone, ovviamente magari, no, che più o meno sai quello che ti serve. Canzone, un ritmo, una base, il testo, le rime, eccetera, eccetera, ok. E può anche scrivere, per carità, aiutare, però quando si può avere tutto nella testa organizzato è meglio. Ovviamente bisogna improvvisare questa organizzazione mentale, ma si può arrivare, se no, vabbè. Comunque, scrivere non fa mai male. E ecco, dopo un po' mi incanto, mi perdo i miei concetti. Tempo, denaro, risorse, prodotti. E beh, eventualmente a livello manageriale anche problema burocratico è la burocrazia. Cioè, in Italia, e nella burocrazia ci sono anche le tasse, ma vediamo a livelli diciamo un po' più alti, diciamo a livello manageriale, che comunque ci affidiamo a un'altra persona esterna, ecco, anche perché quando uno fa l'imprenditore c'è
non deve fare tutto lui, ma più fa un'attività di controllo, delega, tac, dopo ovviamente deve controllare che tutto sia ben oleato, in modo che gli ingranaggi girino perfettamente. Certo, gli imprevisti sono sempre qui, dopo ci vuole anche la gestione, ecco, degli imprevisti. Altra cosa che fa parte anche nell'ottimizzazione delle persone, delle risorse, eccetera, eccetera, insomma. Tutti i concetti ce ne sono, certo, in 10 minuti non si può spiegare tutto a perfezione, però tac, solo qualche piccolo concetto. Ecco, può essere che magari al momento mi sfugga qualcosa, perché adesso vi dico la verità, ci ho pensato oggi così. Ho improvvisato, ho detto che parliamo di questa cosa, ovviamente è tutto improvvisato perché mi faccio tutto il mio discorso, non mi sono scritto niente, però diciamo la sostanza è questa qua, ecco. Ho avuto poco tempo in questi giorni, quindi direi che tac, qualche piccolo concetto c'è, piccolo, grande, insomma, un po' magari cioè normale, però per qualcuno non è. Comunque, ok, adesso vi saluto. Ci vediamo mercoledì, che stiamo quasi sforando. Ciao ciao, grazie dell'ascolto.